Sempre la pratica deve essere edificata sopra la buona teoria, della quale la prospettiva è guida e porta, e senza questa nulla si fa bene. Quelli che si innamorano della pratica senza scienza sono come nocchieri che entrano in un naviglio senza timone o bussola, che mai hanno certezza dove si vadano. Leonardo da Vinci. Oggi voglio condividere con te il mio allenamento alla disciplina della fossa olimpica. Allenamento, una parola molto importante nella vita di uno sportivo. Significa intervenire in modo organizzato verso la pratica sportiva, così da poter esprimere le migliori prestazioni nell'ambito di una competizione e per il benessere psicofisico proprio. In una fase iniziale di allenamento si avrà un breve periodo di peggioramento delle proprie capacità. Dopodiché seguirà un periodo durante il quale la capacità di prestazione sarà migliore rispetto a quella di partenza. Mi alleno concentrandomi su quelle stesse tecniche che insegno da più di 15 anni ai tiratori della fossa olimpica. Mi alleno perché attraverso la tecnica consapevole vivo bellissime emozioni di gioia, autostima e mi sento in assoluto controllo delle mie capacità. Quando esce il piattello mi sento sicuro, vedo con estrema chiarezza l'azione di tiro, raggiungo il piattello e so già che andrà in mille pezzi. Sono concentrato e faccio sempre le solite cose. Quando il piattello si rompe, penso, ho attuato il metodo. Se manco il piattello, penso, qual è stato l'elemento mancante? Sì, perché il metodo Mattioni PFT è composto da tre elementi di natura balistica, e quindi oggettiva ed immutabile, che messi insieme in modo sinergico tra loro nella fase finale dell'azione di tiro, generano la rottura del piattello. Cosa ho fatto o cosa non ho fatto per rompere quel piattello? Sono due facce della stessa medaglia. Il metodo Mattioni PFT è composto da elementi che non si vedono durante l'azione di tiro, ma che soltanto il tiratore stesso percepisce attraverso i suoi sensi. Applico il metodo ad ogni piattello e l'azione di tiro genera in me immensa gioia, soddisfazione e forza. La rottura del piattello diventa solo un dettaglio, la meta raggiunta. Ma l'emozione più intensa è vivere con gioia, serenità e ambizione lo sport che ami, il tiro a volo. La conoscenza genera consapevolezza e la consapevolezza genera entusiasmo, forza e libertà. E tutto questo è un percorso straordinario che ho chiamato Metodo Mattioni PFT. Pressione, fotogramma, tempo di sparo, il tiro consapevole. Perché la conoscenza è consapevolezza. La consapevolezza si chiama metodo Mattioni PFT. Il metodo Mattioni PFT è libertà. Ciao a tutti.